3, 2, 1. Good morning! Allora raga, adesso sono che ore sono? Mezzogiorno e mezza. Mezzogiorno e mezza e noi ieri sera abbiamo fatto la festa di compleanno di Samu. E quindi adesso vi faccio vedere un po' com'è la situa qua. Io e lei ci siamo svegliati, buongiorno. Questi che dormono come un sabato. Oh. E tu? Io sto sveglio. Ma cosa avete fatto stanotte voi qua insieme? Ok Marco, vieni a vedere cosa c'è di sopra. Adesso siamo arrivati tutti in stazione. Voi dove andate a registrare? Come andate? No, andiamo da Miniscarpa. Da Miniscarpa? No, io devo andare a fare lo scherzo a mio fratello. Adesso sono arrivato a casa mia e devo fare lo scherzo a mio fratello. Perché? Vediamo se lo sapete, vediamo se lo sapete. Non lo sapete? Ok, allora vi faccio vedere questa clip. 10.000 like per un altro scherzo a qualcuno. Benissimo, siamo arrivati a 10.000 like e quindi oggi vi porterò questo scherzo. Se ne vorreste un altro dopo questo, arriviamo a 15.000 like. Avete capito benissimo, 15.000 like. Allora, adesso mio fratello non è in casa, ma è fuori. Dovrà tornare tra un po' e quando tornerà gli faremo questo scherzo. Io nasconderò la videocamera, penso lì dopo vi faccio vedere. E sono qua con lei, però lei dopo se ne va quando arriva mio fratello. Spero più che altro che non si accorga che sto facendo un video, perché comunque sa che faccio video. Ok che lui non ha mai fatto video con me e non penso nemmeno guardi i miei video, quindi spero che non mi sgami, perché deve uscire perfetto questo video. Quindi adesso vado a chiamare mia sorella. Andiamo. Marica. Ok, sto facendo un video. Allora, lei è mia sorella, Marica. Allora, devi aiutarmi a fare un video. Dobbiamo fare uno scherzo a Franci. Allora, dopo, vabbè, come sai, dopo lui torna a casa e dobbiamo dirgli tipo che è stato adottato. Ok. Gli diciamo che è stato adottato e allora com'è che lo faremo? Aspetta, metto tipo qui così. Dovremmo fare tipo che inizialmente diciamo vabbè che è stato adottato eccetera, lui magari non ci crederà nemmeno. Anzi, c'è da dire che io glielo dico stra spesso, io un botto di volte gli dico guarda che sei stato adottato così per prendere in giro, quindi oggi lo diremo proprio seriamente di lei. Gli andremo a dire che io e lei visto che lei è fidanzata, e gli diremo che lei dovrà andare a vivere col suo ragazzo, io dovrò andare a vivere con dei miei amici, quindi dovremo prendere tutti una casa, e rimarrà lui qua a casa, e quindi gli dovremo dire che papà non lo vuole più a casa. È questo il senso del video, quindi prima gli diremo che è stato adottato, e poi che papà non lo vuole più a casa. Quindi, boh, lo dovremmo convincere in qualche modo. Facciamo. Vabbè, andiamo a nascondere la videocamera. Allora, raga, per fortuna questa stanza è sempre incasinata, quindi non se ne accorgerà mai che, tipo, c'è la videocamera nascosta lì. Ok, raga, ho posizionato la videocamera e, boh, adesso aspettiamo un po' che arrivi mio fratello e poi andrò a chiamare mia sorella e faremo questo scherzo. Oh. 2000 years later. Bella. No, tutto a posto? Sì, tu? Sì. Mo' ho chiamato Marco e dobbiamo dirti una roba. Cioè? Eh? Cioè? Mo' se ti dico. Una roba seria. Eh? Una roba seria. Ma niente di che. Ma sei riuscito di nuovo? Più tardi. Eh? Più tardi. Ok. Vabbè, cioè non penso sia una cosa così grave. No. Cosa è successo? No, ho fatto qualcosa. No, tu no. Cioè beh. Che sei nato per sbaglio, quello lo sai già. Ancora questa storia. Vabbè, no, allora. Tu lo sai che io e lei. Cioè, mo ce ne andiamo. Forse ne ho io da qualche parte. No. Vabbè, lei con Leo. Tra poco andrà a vivere con Leo, penso. E io con dei miei amici. Vabbè. E quindi rimarresti qua te. Esatto. Te. E c'è un problema così però. Così a caso. Eh? Così a caso. E vabbè, c'è un po' che ci avevamo pensato. Vabbè, e comunque. Papà ci ha detto di dirti questa cosa, no? Vabbè, siediti, cioè. Che. Allora, io te l'ho sempre detto, tu non mi hai mai creduto. Però è vero. Cosa? Tu
tu sei stato adottato. Sì, è vero. No, cioè, davvero. Mm-hmm. Cioè, tu trovami somiglianze tra me e te. Tu sei stato adottato. Non è vero. Impossibile. Vabbè, oh. Tu potrai crederci o non crederci. Sì, sì. E... Sto facendo uno scherzo. Eh? Sto facendo uno scherzo. Com'è lo fare scherzo? Guarda, ora ti sgamo. Guarda in giro. Ti sgamo di brutto. Ma poi, secondo te mi metto a fare video con lei? Infatti. O con te? Fare. Ho mai fatto video con voi? No. E allora? Oh, magari. Vabbè, tu cerca comunque se vuoi, guarda in giro. E ho guardato dappertutto, c'è niente. Ecco. Quindi, è uno scherzo? Boh. Dai, è impossibile. Ma è una cosa seria, cara. Non è vero. È vero, invece. Vabbè, comunque... Abbiamo detto un po' proprio così. Comunque Sero, tu eri stato adottato quando avevi... Quanti anni aveva? Qualche mese forse. Ah, un anno. Neanche un anno. No. Avevi qualche mese, quindi non te lo potrai mai ricordare. Me lo ricordo con la pena io. E vabbè, diciamo che all'inizio papà, nel senso ovvio, è stato adottato perché voleva comunque. Però ora c'è un po' un casino perché, cioè, te non sei mai a casa. Sempre in giro, sei a casa e non fai nulla perché non le aiuti a far niente proprio. E quindi per papà è diventata complicata sta cosa. Poi gli abbiamo detto che io e lei dobbiamo andarcene, e cioè ci ha detto una cosa comunque non ci aspettavamo, diciamo. No. E ci ha detto, diciamo, di iniziare a accennartelo. Che devi trovarti anche tu dove andare. Proprio, beh, detto proprio. In che senso? Me devo andare? Cioè sì. Così. Devi andartene... boh, trovati un posto dove andare, non lo so, comunque fa che qua a casa non ti vuole più perché... Ho detto che siccome sei sempre fuori, cioè se avrai un posto dove andare. Perché qua a casa sei diventato un peso più che altro. Vabbè. E perché non fai mai nulla, come ho detto prima, vabbè. E quindi... Ma tra poco, cioè tu devi trovarti adesso dove andare? Sì, così mi costruisco una casa in giardino. No, neanche fuori da casa di Bielsa. Cioè. E lo sai, ma è colpa tua, non perché te come ti comporti? Cioè. Sì, ho capito, ma nel senso, non è che lo faccio apposta. E non è che lo fai apposta, ma non aiuti, non fai niente. E pensavo se arrivasse a sti livelli. Cos'è? Cioè, secondo te è un albergo sta casa? No, però, allora. Nel senso, boh, non so cosa dire, cioè... Cioè, alla fine noi abbiamo provato a dire a papà, cioè cercare di capire, ma non è che lui ha deciso così, punto. Cioè, alla fine... Cioè, non possiamo farci niente noi, non possiamo neanche farti venire a vivere da noi, cioè. Alla fine te sei la pecora nera della famiglia. Cioè, io pensavo ci fosse arrivato te che qua non ti voleva più nessuno. Addirittura. Ne sto andando io, se ne sta andando lei. Fai solo casini, dove pretendi andare? Dov'è che vuoi andare? Così? Non lo so. E allora? Ti devi dare una svegliata. Non puoi continuare in questo modo. Ti devi dare una svegliata. Ancora. Perché io di certo, io mi prendo a casa, magari con i miei amici, eccetera, ma di certo a te non ti invito. Perché sei un nulla facente e non fai nulla la mattina e la sera, come ho già detto prima. Sei letteralmente un peso. Mm-hmm. E basta. Vabbè. Poi, per non parlare del fatto che secondo me c'è anche qualche problemino mentale, sinceramente. Ancora? Qualche problema ce l'hai tu, mi sarei finito. Ma ti, cioè, ti vedi come ti comporti, dai? Cosa ho fatto di male adesso? Eh? La dismette. Già mi avete detto robe abbastanza pesanti. Così vai avanti così. Mi hai detto da noi che hai detto da papà. Cioè, secondo te tu non hai problemi mentali? No, penso proprio di no, nel senso... Non lo so, cioè non penso. Cos'è che c'ho di male? Secondo me sono psicopatico, sincero. Non lo so, secondo me tu non andrai da nessuna parte. O vai vivere sotto un ponte. C'è quello qua vicino. Quindi lo sfigato sarei io qua. Tu sei l'unico sfigato così, non è che non fa niente. Sì. Sì. Sì, è vero. Detto da te. Sinceramente, detto da me. Perché io non faccio nulla la mattina e la sera, giusto come te. Esatto, appunto.
ancora. Tu non andavi da nessuna parte. Perché non vai da uno psicologo? Ti sentirei facendo. Sì, a me? Sì. Non a te. A me servirebbe proprio uno psicologo, perché se sei arrivato pure a farti odiare da tuo padre. Questo lo dici tu. E lo dici tu, me l'ha detto, non ti vuole più a casa. Cioè, farsi sbattere fuori dai genitori vuol dire che devi essere proprio una persona non normale, malata. No. No, sì, devi essere... sei malato tu. Ma non è vero. Non sei una persona normale. Oh, fermi, scemo. No, te lo giuro. Sei scemo. Hai fatto malissimo. Cosa mi ricordo? Ma stai piangendo? Non sto piangendo. Come no? Ma mi ha fatto molto male. E ora cosa che c'hai? Perché piangi? Non sto piangendo. No. Tu devi pensare prima però. È qualcosa, non lo sapevo. Cosa? Cioè, non è che c'è da saperlo. Sai come ti comporti, no? E quindi cosa pensi di fare adesso? Cosa devo fare? Me ne vado? Così, a caso. Che punto? Se vuoi puoi andare a fare una confessione, chiedere. Non so. O se vuoi, l'unica cosa che puoi fare adesso è chiedere di arrivare almeno a 15.000 like, non so. No. No. Si è messo a piangere. No. Ti sei messo a piangere. No, dai, però dai, era una cosa seria questa. No, non è messo. No, no, questo. No, questo... no, non è un video da me. No. Ci pensi davvero? Oh, ma che tu mi hai fatto un botto male. Poi mi è tipo. Aspetta. Tieni un secondo. Guarda qua, mi sei tipo. Non so, sì, hai perso un pezzo di braccio, mi sembra. Mi è tipo sbattuto in una maniera allucinante per terra. Quindi sei la pecora nera della famiglia, giusto? Quindi lo posso mettere il video. A parte che l'avrei messo in qualsiasi caso. No. Si è messo a piangere. Non ci posso credere. Io però l'avevo detto. Cosa? Dove era imboscato? Dove era imboscato? Cioè, era imboscato benissimo. Sì, ma guarda che... cioè, non era neanche tanto difficile, sì, cioè. Bella, cioè. Con questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, lasciate qua sotto un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Arriviamo adesso a 15.000 like per un nuovo scherzo. E niente, seguitemi su Instagram, r.gennaro, vuoi dire anche voi? Ma grazie. Perfetto, noi ci vediamo al prossimo video. Mua.